Bene ragazzi, sono Mario Hamilton, bellissimo video, ragazzi, nuovissimo video, siamo sempre qui sulla serie del Tour de France 2021, subito un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e raga, oggi, quindi, il nuovo episodio di questa serie, se vi siete persi, appunto, i video di questa serie, recuperate, poi trovate in questo, e andiamo dentro con il video. Raga, e oggi altra tappa, altra volata, una tappa che appunto dovrebbe concludersi con arrivo in volata di gruppo compatto, quindi noi proveremo appunto a giocarci la volata con Steven e siamo primi con Vincenzo Nibali, quindi in maglia gialla, secondo posto per Roglic e terzo posto per Pogacar. Andiamo subito alla partenza. Raga, e siamo a 4 km e 500 metri dal traguardo. C'è anche Van der Poel, c'è Van Aert, ma noi siamo con Stuyven, raga, ci apprestiamo appunto al finale di questa tappa. Attenzione, ci sono anche un po' di curve, intanto Stuyven in prima posizione al fianco di Van Aert. 3 km al traguardo, raga, 2600 metri al traguardo, parte Titi Merlier, c'è anche Bonifazio, c'è Degenkolb, vediamo, 2 km, raga, Stuyven prende la volata molto avanti, intanto parte Greg Van Avermaet, il campione olimpico di Rio. Attenzione raga con Stuyven, 300 metri dal traguardo, siamo settimi raga. Ed eccoci qui raga, classifica di tappa, quindi a vincere questa tappa sono Caleb Ewan, secondo posto per Van der Poel, terzo posto per Van Aert, noi arriviamo ottavi con Stuyven e chiude la top 10 Kornitzen. Quindi andiamo su classifica generale. Ed eccoci raga, alla classifica generale siamo con Vincenzo Nibali in maglia gialla, secondo posto per Roglic a 59 secondi, terzo posto per Pogacar a 1 minuto e 4 secondi, chiudo da prendere O'Connor a 6 minuti e 35 secondi. Raga, per questo video voglio tantissimi like, mi raccomando, se vi siete persi i video sempre di questa serie, recuperateli e poi tornate in questo video e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. La montazione è tutto, bella raga!